data cos'è? 15 ore. Live. Vedi se va? Sì. 15 se va? Prova, prova. Va, ci vedete? 30 secondi di ritardo ci siamo, sì. C'è ancora il video? Beh, ci sono 30 secondi di ritardo. Ok. Ciao a tutti. Sì. Ok, sì. Volume ok? Ok. Ma adesso è saltata la quelle... ecco, sì, ti sento. Ecco. Ciao Andre. Eccoci, sei? No, salta tutto. Salta il collegamento. Video? No, telefono. Che sei già in live. Sono già in live. Ciao a tutti. Benvenuti sulla cosa, sabato 15 marzo, sono le 11:10, stiamo aspettando in realtà la delegazione parlamentare del Movimento... Sì, Cri, io adesso sono solo al telefono, non mi si vede? No, lo so che non ti devo parlare al telefono. Perfetto, io stavo parlando, quindi sono a posto. Ah, scusami, è partita, scusami. Sì. Funziona. Però, per parlare con Andrea, dallo studio... Non c'è la cuffia, qualcosa, no? Per parlare con lo studio. Se non lo chiami. No, se lo telefono. Infatti. È messo che posso fare. Allora io faccio un po' di giro così. Sì. Pier, vai là. Il pullman lo lasci dove c'è il reparto. Allora, al tuo quarto lavoro, in parte la mia cosa per qua, a tutti, e poi tu ti metti il telefono. No, io figuraci Cristina. Prima che. Forse che questo non si gira. A che punto siete? Esatto. Sì, arriviamo. Io vi sento benissimo, ciao ragazzi, ciao Andrea, ciao. Allora, benvenuti a tutti sulla cosa. Naturalmente noi ci troviamo, come si può vedere, di fronte al campo base logistico di Expo 2015. Siamo in attesa della delegazione dei parlamentari che sono partiti coi pullman, quindi a breve dovrebbero essere qui, e per andare a visitare i cantieri Expo e vedere insomma qual è lo status, la situazione attuale dei cantieri sostanzialmente. Dimmi Andre. Beh, questo auspichiamo chiaramente, speriamo di poter anche filmare dal vivo quella che è la situazione attuale dei cantieri. Certo, questo è il nostro auspicio e la nostra volontà, vediamo poi se incontriamo delle difficoltà, questo comunque è nel programma quantomeno, Andrea, sì. Assolutamente. Questo
Certo, Camilla, chiedono se possiamo fare una panoramica un po' della zona, dell'ingresso, certo, Cristina. Allora, andiamo, così vi seguiamo. Allora, noi ci troviamo qui, vedete che c'è un imbocco, la strada principale è questa qui, c'è poi l'ingresso e in realtà qui tutto intorno c'è questa centrale, come si può vedere, con l'ingresso del campo base logistico. Adesso Camilla magari mi segue, così riusciamo a vedere il paesaggio intorno. Vedete che ci sono... Sì, Andrea. Allora, in questo momento in realtà allora ci sono molti giornalisti già pronti, preparati per l'arrivo di Pullman, come potete vedere, Camilla adesso magari vi farà vedere, c'è già qualche parlamentare del movimento che è arrivato con macchine proprie, private, e c'è Silvana Carcano, consigliera regionale, lo sappiamo, del movimento, vedete la schiera di giornalisti naturalmente, con le telecamere. E a minuti abbiamo l'arrivo dei ragazzi, dei pullman, e poi si entrerà e cercheremo di realizzare più contributi possibili naturalmente. Beh, adesso come vedi Andre non si può entrare, dobbiamo aspettare, poi noi riusciremo a salire sui pullman e dopodiché, salendo sui pullman, essendo accreditati, cerchiamo di far vedere a tutti qual è la situazione reale dei cantieri Expo. Assolutamente sì, noi saliremo sui pullman, Mattia Callise ha composto una lista e quindi siamo accreditati per entrare, quindi state con noi. esattamente, avremo l'esclusiva, speriamo, assoluta. Ok, grandi. Beh, lì poi riproveremo la connessione e tutto naturalmente e ci risentiamo. Se volete adesso il prossimo passaggio sarà quello dell'arrivo e filmiamo tutto, insomma, se siete d'accordo. Perfetto. Rimaniamo così. A dopo. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ok, sì, 2 minuti, allora mettiamoci dietro, allora, ciao, al massimo sono loro che sconnettano da lì, vero? Cosa? Sì. Live, al massimo sono loro. Oddio. Sì, no, così. Ci metto 2 minuti. Sì. No, ci metto 2 minuti solo per ripartire. No, ti diamo il live, in modo che non trasmette proprio tutto quanto. Ti diamo il live specialmente.